C'è una cosa curiosa che gli attori inglesi e americani dicono, che è to walk in other people's shoes, cioè camminare con i piedi dell'altro, in questo caso del personaggio. Partiamo da questo perché in questo episodio ti parlerò di empatia. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Ed eccoci qui ritrovati nuovamente sul mio podcast. Benvenuti. Oggi parleremo di un argomento davvero molto interessante di cui se ne sente parlare tantissimo. Se sei nuova qui o se sei nuovo, vai in descrizione perché trovi un link che ti porta ad un mio audiocorso gratuito sulla self-confidence. È un corso che sta riscuotendo grande successo ed è gratuito perché è un mio regalo per te. Se poi sei interessata o interessato ad una sessione esplorativa di life coaching, vai a curiosare sul mio sito internet www.carloloiudice.com o carloloiudice.it, dove troverai tutte le istruzioni molto semplici per poterlo fare. Parliamo di empatia. Quando si fa teatro, chi fa teatro lo sa. Una delle cose più importanti è quella di indossare le scarpe del personaggio. Anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un laboratorio con l'Odin Theatret di Eugenio Barba e un attore storico purtroppo scomparso, Torger Vetal, in una lezione ci raccontò proprio questo, l'importanza di indossare le scarpe del personaggio. Noi in Italia diciamo in mettersi nei panni dell'altro, indossare i panni dell'altro. E anche questo ha un bell'effetto. Pensate al carnevale, pensate a come la gente si trasformi semplicemente per una maschera o per un costume, o pensate ai grandi ricevimenti, ai matrimoni, tutti sono vestiti in un abito elegante e si atteggiano con una certa eleganza. Quindi è vero, il vestito ha la capacità di trasformarci, ma le scarpe sono l'elemento che si interpone tra noi e il suolo. E se avete un tacco o degli anfibi o delle ciabatte, la vostra postura cambia completamente. L'empatia consiste proprio in questo, nell'indossare le scarpe dell'altro, capire come cammina, capire quali difficoltà ha, capire da che altezza guarda il mondo, da un tacco 12, da un tacco 10. L'empatia significa abbandonare il sistema tolemaico per quello cartesiano, dimenticare di essere il centro del mondo, ma dedicarci all'altro. Se siete un leader, se siete un genitore, se siete un coach, se siete un commesso, se siete una persona che lavora al pubblico, se siete un venditore, se siete un medico, qualsiasi professione voi svolgiate, l'empatia è un punto fondamentale, perché attraverso l'empatia si creano le connessioni, si creano connessioni a livello emotivo. Cioè, quando qualcuno mi parla e mi racconta di un suo problema, che faccio se sono un leader? Chiudo il computer, esco dalla scrivania, mi siedo accanto a questa persona o di fronte a questa persona, la guardo negli occhi, l'ascolto col cuore. Si ascolta con le orecchie, con gli occhi e con il cuore. L'ascolto con il cuore in mano e cerco di capire il suo punto di vista. Io amo sempre fare questo esempio. Lo uso spesso nei miei workshop, è molto efficace perché davvero
vi farà comprendere adesso di che cosa stiamo parlando. Un bambino viene da me e mi dice: "Guarda, Carlo, mi si è rotta la macchinina". Io lo guardo e gli dico: "Guarda, abbiamo tanti problemi nel mondo. L'ecologia, l'economia, la crisi globale, la pandemia. Che cosa vuoi che sia una macchinina rotta? Te ne compro un'altra". Come si sentirebbe quel bambino? Ascoltato? Compreso? Assolutamente no. Mi guarderebbe come se fossi un alieno, perché la mia è una risposta un po' alienante. Se invece ricreiamo la situazione, se invece il bambino arrivasse da me con la macchinina e io mi abbassassi al suo livello, scendessi sulle gambe, accorciassi le distanze, se prendessi col suo permesso la macchinina in mano, se la guardassi, se ponessi a quel bambino delle domande: come si è rotta, cosa si è rotto, se magari riesco a porre anche delle soluzioni, potremmo fare questo, potremmo aggiustarla qui, se chiedessi come si sente. Allora quel bambino si sentirebbe ascoltato. Allora in quel momento avrei creato una situazione di connessione attraverso l'ascolto empatico. Detta così sembra molto semplice, magari qualcuno di voi dice: "No, no, no, ma io lo faccio". Vi assicuro che poche persone sono in grado di farlo, ma quelle persone che sono in grado di farlo sono dei leader, sono le persone che riescono a creare relazioni. Non ce lo dimentichiamo, noi siamo animali che hanno bisogno di branco, di altri animali, di altre persone, di relazioni sociali. Da soli non ce la si fa. Abbiamo bisogno di aiuto e abbiamo bisogno di essere di aiuto e di supporto verso gli altri. E allora dedichiamo il tempo empatico ai nostri collaboratori, ai nostri genitori, ai nostri figli. Diamo valore al tempo dell'ascolto. Diamo valore al tempo dell'ascolto. Se un'altra persona sta parlando, io mi dedico completamente a questa persona. Chi fa il mio lavoro lo sa, chi fa il mio lavoro di coach lo sa che l'ascolto è una parte fondamentale, l'ascolto empatico di questa professione. Ma vi dirò di più. Anche come attore, l'ascolto è una super skill, una grande abilità. Anche se fai un monologo, il pubblico c'è e devi imparare a sentirlo. Anche in questo momento in cui io sto parlando davanti al microfono, dimentico completamente di avere il microfono davanti. E per me in questo momento ci sei tu, che stai ascoltando il mio podcast. Mentre stai correndo, mentre stai facendo colazione prima di andare a letto, mentre sei in macchina, mentre stai camminando perché sei uscita o uscito dal lavoro, in qualsiasi momento, la mia attenzione è sull'ascolto. Io insegno da diversi anni public speaking e una delle sessioni fondamentali del mio corso di public speaking è l'ascolto. E allora uno dice: "Ma come, ero venuto per imparare a parlare e sto imparando ad ascoltare". In realtà non lo dice nessuno, ma mi piace pensarla questa cosa. Certo, perché quando ascolti impari a parlare, devi avere quella capacità di sentire, di non solo di immaginare, ma di sentire le persone che ti sono di fronte e di sentire le loro reazioni. Grazie a questo, con l'esperienza, se fai podcast, se fai lo youtuber, se fai radio, quindi se sei davanti ad un microfono, davanti ad uno schermo, o se stai facendo lezioni online per via della pandemia, grazie a questa capacità di ascolto, tu riesci a regolare
il tuo ritmo quando parli, perché sai che non stai parlando ad un microfono, il microfono è un mezzo. Stai andando oltre perché hai un ascolto empatico anche mentre stai parlando. L'empatia la si acquisisce nei primi anni di vita. Questo ce lo dice la psicologia. Però io credo che l'empatia si possa comunque sviluppare con maggiore fatica, ma che si possa pian piano, lavorando, creare dei rapporti veri grazie all'empatia. Mettetela in pratica, vedrete come le vostre vite cambieranno, le vostre relazioni cambieranno e miglioreranno proprio in termini di qualità. Perché è vero, le relazioni sono importanti, ma non in termini di quantità, in termini di qualità. E voi siete la mia community e io sono molto fiero di voi perché so che ci unisce qualcosa, un interesse su certi temi, l'interesse di parlarne in un certo modo, l'interesse a mettere al centro di tutto la vita e l'essere umano. E siamo giunti alla fine dell'episodio, condividetelo, aiutatemi a far crescere questo podcast e ci vediamo al prossimo episodio. Parola di Life Coach. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.